Yes, tak, mai. Ciao a tutti, sono Mario Moschetta e oggi vi racconto lo Stories Festival dal punto di vista di chi l'ha vissuto. Emma Loru ha appena lanciato un film festival, lo Stories Festival, direttamente all'Aquila. La spiegazione è quella che avete visto tutti sul video di Emma. Spero che non se la prendo in prestito. Il festival consiste nel mettere in competizione 10 spot della città dell'Aquila realizzati con lo smartphone. Ho deciso assolutamente di partecipare, ma ci sono un po' di problemi. Le challenge sono diverse perché il festival sarà giovedì. Un altro problema: prenderanno soltanto i primi 20 lavori, quindi dobbiamo essere velocissimi. E io prima di questo weekend non penso di riuscire a fare video. C'è il rischio che, pur mandando il tutto entro domenica sera, lunedì sera, potrei riuscire a non essere dentro. Ma poi il problema principale era trovare un'idea. Quindi ho chiamato la mia ragazza che vive all'Aquila e le ho chiesto qualche consiglio sulla città. Ma in così poco tempo raccontare una storia veramente lunga e interessante era complicato. Punto sarebbe stato non raccontare la parte brutta della città, ma la parte bella, ossia la bellezza dell'Aquila e come l'Aquila fosse una città viva. Si parte per andare a girare un video per il Festival Stories di Emma Loru. Diciamo che il tempo non sembra dei migliori per poter girare un video, ma noi siamo ottimisti. Eccoci arrivati all'Aquila. Per fare il video avevo deciso di utilizzare una tecnica che si chiama hyperlapse. Si tratta di un timelapse in movimento, ma non quello generico con un stabilizzatore, ma facendo ogni singola foto. Tra l'altro, proprio mentre giravo per l'Aquila con questa attrezzatura eccessiva, ho appena incontrato Emma Loru per le strade dell'Aquila. Io Mario e sto facendo questo video, speriamo. Che grado, ma come sei attrezzato, mamma mia! Ma in realtà l'unica cosa utile di tutte quelle che mi portavo appresso è stato lo stabilizzatore, perché quel treppiedi ha rovinato in realtà tutto. Sto facendo un po' di test, però non sono troppo soddisfatto. Quindi ho utilizzato un'app che si chiama Procamera e ho fatto tutto a mano. Girare tutto in un giorno non è facile e questa tecnica mi permetteva di girare anche di notte. Ma a un certo punto ho rincontrato Emma Loru che mi ha chiesto di aiutarlo a fare un video. Dai, con piacere. Ok. Dai, tu fai anche video per YouTube? Faccio ogni tanto, sì, video per YouTube. Eccovi dietro le quinte di un video di Emma Loru. Vediamo la parte del nonnino. La parte del nonnino mi sembrava super. Sì. Ma tornando a noi, poi abbiamo finito di girare il video. E? Dopo svariate ore di editing, finalmente sto esportando il video. Inviato. Speriamo bene. Pazzesco, ho appena saputo che il mio video è stato preso in considerazione per lo Stories Festival e quindi verrà proiettato domani. Sono veramente contentissimo. Sto andando al Festival Stories. Bene, grazie per aver partecipato. La realtà supera davvero la fiction. A questo punto partirei col video numero uno. Il sindaco che avrà sicuramente qualcosa di bello da darti. Come avete visto, no, non ho vinto lo Stories Festival, ma non era quello l'obiettivo. L'obiettivo era partecipare, l'obiettivo era far vincere prima di tutto la città. Che secondo me ha vinto, è stata una grande occasione per tante persone appassionate di video editing come me di rimettersi in gioco, di imparare tante cose nuove e di riscoprire anche, se vogliamo, questa passione. Quindi grazie di cuore a Emma Loru per aver creato tutto questo. Se volete vedere lo spot con cui ho partecipato, lo trovate alla fine e alla prossima.